torna come sempre, perché lui è un palermitano doc che vive all'estero, nello specifico in Belgio. Ci ha anche raccontato a poche ore di distanza dagli attentati terroristici come è cambiata la vita in Belgio. Adesso, insomma, è passato già un po' di tempo, lui è ritornato a Palermo. A Palermo ci ritornerà anche in estate per un camp internazionale per portieri e giocatori in movimento. Francesco La Cavera, Buonasera a bentornato a tutti, ciao Luca, Contropiede. grazie. Come si sta in Belgio adesso? Ma, diciamo che il peggio è passato, no? Abbiamo avuto momenti veramente duri, difficili, dove abbiamo avuto tanta paura, però diciamo si vive perché se non viviamo più è quello che forse questa gente cerca. E quindi si va avanti come se non fosse successo nulla, sempre con il ricordo purtroppo di quello che ha causato quest'attentato. Oggi ne parliamo sempre, forse si cerca più lo straniero perché va di moda, ma non si guarda nei propri settori giovanili, dove penso, e qua Daniele può confermarlo, ci sono tanti ragazzi di prospettiva che magari non hanno quella possibilità per farsi vedere e quindi fare il salto di qualità nelle prime squadre. Daniele, con Francesco in una delle puntate precedenti abbiamo, insomma, lanciato un appello importante, forte, visto che si parla di settore giovanile e di giocatori. Cioè, attenzione, genitori, perché chi arriva e vi chiede dei soldi per lanciare il proprio figlio è l'ultimo dei procuratori ai quali vi dovete affidare, o mediatori, visto che adesso, insomma, il termine è questo. Ma guarda, sembra non c'eri, ma ne parlavo con Francesco poc'anzi prima di entrare. Purtroppo è un fenomeno in larga diffusione del genitore che ti contatta e ti chiede di sistemare, di aiutare a suo figlio, il proprio figlio, e dietro corrispettivo di denaro. Ovviamente questa è una cosa, non per voler fare demagogia, ma è una cosa veramente squallida. E purtroppo adesso si è capito che il fenomeno calcistico è un fenomeno che può risollevare le sorti, purtroppo, si pensa, delle famiglie di tutte le generazioni. E quindi magari i padri dicono: guarda, anziché investire 5.000 euro e porto mio figlio alla LUISS, alla Bocconi, lo faccio studiare, guarda che faccio, ne ha 14, lo do a un agente e vediamo dove me lo porta. E questa è una cosa sbagliatissima, perché comunque ha le ore contate un ragazzo che viene proposto con questi termini. E poi non voglio immaginare questi soldi dove vengono con chi vengono divisi e con chi vengono dileguati, però è una cosa veramente da emarginare. Poi ci sono anche quei casi dove magari il genitore dice: guarda, io non ti firmo la mediazione, prima piazzami il figlio, così sei bravo, se poi non glielo Questo. piazzi non sei bravo e non ti firma la mediazione. Ma guarda, Francesco, la cosa, sì, dici giustissimo, però questo, guarda, il lavoro con Jimmy Fontana. Noi non facciamo firmare alcun tipo di accordo con i calciatori, perché pensiamo che questo lavoro è un lavoro che si basa sui rapporti umani, sui rapporti di fiducia. È come un cliente che va da un avvocato. Se va da un avvocato perché ha fiducia, se no non va dall'avvocato. È la stessa cosa, parliamo di rapporti umani, e quindi in primo luogo per noi ci sono i giocatori, c'è l'essere umano, c'è la famiglia, è tutto un triangolo: papà, giocatore, famiglia, papà, mamma, ovviamente giocatore, famiglia. Direttamente alla pagina della Cavera Academy. Ciao, sono Simona Monni, allenatrice della Cavera Academy. Vi aspetto a Palermo dal 9 al 16 luglio per divertirci tutti insieme. Ciao a tutti! Benissimo, era giusto omaggiare una delle donne dello staff della La Cavera Academy. Allora, cosa succederà dal 9 al 16 luglio a Palermo, ormai da 7 anni? 7 anni che torniamo con l'European Soccer Camp, stage aperto a tutte le ragazze e i ragazzi dai 5 anni in su, con un limite massimo di 18 anni. Staff proveniente da tutta Italia, ospiti particolari sarà Simone Altobelli, ex calciatore della Roma e del Palermo, ci sarò io, ci saranno tantissimi bambini che vengono dal Belgio, Lussemburgo, Francia, Olanda, Italia, e poi dico Sicilia, Palermo. Palermo? Palermo siamo pochini, Palermo abbiamo 70 iscritti oggi, da Palermo ce ne sono solo 6. Quindi dico, da palermitano Vabbè, vorrei, un po' come i Lakers, no? Il mio sogno, magari però avere magari dai, 70. all'ultimo, il palermitano un po' così, un po' lento, no? Salvatore, un po'. Vabbè, Beh, insomma, che succede? In abbiamo tradizioni questi giorni diverse, che si dice succede? così. Intanto Questi giorni una che succede? settimana di puro divertimento, che quello deve stare alla base del gioco del calcio, come diceva anche Salvo prima.
divertimento dove comunque in una settimana i bambini avranno delle doppie sedute di allenamento, quindi una mattina e una al pomeriggio, impareranno delle tecniche calcistiche, di psicomotricità, coordinative, tutto quello che riguarda l'aspetto calcistico a 360 gradi. Ci occuperemo anche della parte dei portieri, seguita personalmente da me, Andrea, che è responsabile dell'Accademia di Palermo, insieme a Corcione e a Roberto Poccia di Roma, e poi tutti a farci il bagno in piscina all'Hotel Saracen che ci ospita, visto che farà caldo. Come dicevo prima, ci sono tantissimi bambini del Belgio Dove che... sarete in questa settimana? Allora, la location per quanto riguarda gli eventi sarà allo Sport Village Tommaso Natale da Giacomo Tedesco. Come ho detto prima, saremo appoggiati all'Hotel Saracen, che ci dà la possibilità di usufruire delle strutture alberghiere e poter ospitare tutte le persone che vengono da fuori, e i palermitani, per tutti i palermitani che volessero aderire, ci sono gli ultimi 10 posti disponibili, e ci sarà un servizio navetta che partirà tutte le mattine alle 7 e mezzo da Piazza Giotto, che porterà gli attenti bambini all'hotel, dove faranno la prima colazione e saranno trasportati al campo. Tutte le info www.la-cavera.com. Allora, io volevo ricollegarmi un attimo a quello che diceva Salvo per quanto riguarda gli investitori che vorrebbero, potrebbero prendere il Palermo. Io fossi investitore, non metterei un euro a Palermo. Non abbiamo uno stadio di proprietà, non abbiamo una fonte che possa portare soldi nelle casse degli investitori. Cioè, perché comprare il Palermo E dopo oggi? qualche cessione non avrai nemmeno giocatore. Bravo, perché comprare il Palermo oggi? Te la faccio la domanda, perché? Francesco, grazie Grazie a per te, essere Luca. tornato. Ci rivediamo comunque dal 9 al 16 luglio a Palermo Palermo. per l'European Soccer Camp.